Un minuto con Padre Pio nel convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia ci sta accompagnando, ma non solo, ma anche accogliendo in questo nostro racconto di tutti i giorni. Oggi vogliamo raccontarvi quello che accadde il 3 giugno del 1941. Beh, possiamo immaginare la tristezza di Padre Pio, perché era triste in quel momento. È Padre Agostino che ce lo racconta. Quel giorno Padre Agostino era stato in visita canonica alla Fraternità di San Giovanni Rotondo e Padre Pio gli parla di un suo grande timore. Cioè qualcuno gli aveva riferito che Padre Agostino doveva partire per sempre per la missione. E Padre Agostino lo ha confortato, tranquillizzandolo, erano solo delle voci. E Padre Pio però dice una cosa interessante e soprattutto anche struggente. Dice, ho perso già Padre Benedetto, ora non vorrei perdere anche lei. Quello a cui si riferisce Padre Pio è quanto accadde nel giugno del 1922, quando una disposizione della Suprema Congregazione del Santo Uffizio ordinò di stare in osservazione intorno a Padre Pio e di assegnargli un altro direttore spirituale diverso da Padre Benedetto. Pensate un po', dal 1922 fino al 1942, Padre Benedetto non vide più Padre Pio, interruppe ogni tipo di rapporto, anche epistolare. Fu una di quelle decisioni così drastiche che portarono tanta sofferenza a Padre Pio, e da quel giorno, appunto dal giugno del 1922, il suo nuovo direttore spirituale fu proprio Padre Agostino da San Marco in Lamis.